Stabilite, dice Sri Aurobindo, nelle basi dello yoga, stabilite nella vostra mente, nel vostro cuore, la risoluzione di vivere per la verità divina e solo per essa. Respingete tutto ciò che le è contrario e incompatibile. E distoglietevi dai desideri inferiori. Aspirate ad aprirvi al potere divino e a lui solo. Fatelo con assoluta sincerità e l'aiuto vivo e presente di cui avete bisogno non mancherà. Questa è la fine di una lettera, perché sono tutte lettere che Sri Aurobindo scriveva ai discepoli, no? Di una lettera più lunga, che però è interessante perché parla dello stato depressivo, no? Che capita a tutti. Dice: non c'è ragione che abbandoniate la speranza di riuscire nello yoga. Lo stato depressivo che avvertite attualmente è temporaneo. E prima o poi si abbatte anche sui più forti sadaka, ripresentandosi anche frequentemente. Non c'è altro da fare che resistere con la parte risvegliata dell'essere, respingere tutte le suggestioni avverse e aspettare, aprendovi per quel tanto che potete, al vero potere, fino alla fine della crisi o del cambiamento, di cui questa depressione è una tappa. Le suggestioni che assalgono la vostra mente e vi dicono che non siete adatto allo yoga e che dovete ritornare alla vita comune sono incitamenti di provenienza ostile. Idee del genere devono sempre essere respinte come invenzioni della natura inferiore, che, se anche si fondano su apparenze che possano sembrare convincenti ad una mente ignorante, sono false perché esagerano un moto passeggero e lo presentano come una verità esatta e definitiva. C'è una sola verità in voi e ad essa dovete afferrarvi continuamente, la verità delle vostre possibilità divine e il richiamo della vostra natura alla luce superiore. Se vi aggrappate tenacemente ad essa, o se ad essa tornate costantemente, quando lasciate un poco la presa, la verità si giustificherà infine, nonostante tutte le difficoltà, tutti gli ostacoli e tutti i passi falsi. Tutto ciò che resiste scomparirà col progressivo sviluppo della vostra natura spirituale. Ciò che è necessario è la conversione e la sottomissione del vitale. Esso deve imparare a non chiedere altro che la verità più alta e ad abbandonare ogni insistenza diretta a soddisfare i propri impulsi e i propri desideri inferiori. Nella vita spirituale è questa adesione dell'essere vitale che reca la prima soddisfazione e la gioia a tutta la natura. Quando c'è l'adesione, diviene impossibile persino pensare ad un ritorno all'esistenza ordinaria.
Nell'attesa, la volontà mentale e l'aspirazione psichica devono essere il vostro maggiore sostegno. Se insisterete, il vitale finirà per cedere, convertirsi e sottomettersi. E qui finiva con quello che abbiamo già letto. Stabilite nella vostra mente e nel vostro cuore la risoluzione di vivere per la verità divina e solo per essa. Respingete tutto ciò che le è contrario e incompatibile e distoglietevi dai desideri inferiori. Aspirate ad aprirvi al potere divino e a lui solo. Fatelo con assoluta sincerità e l'aiuto vivo e presente di cui avete bisogno non mancherà. E dopo dice, le difficoltà divengono opportunità. Quando le difficoltà sono state affrontate con lo spirito giusto e sono state vinte, ci si accorge che un ostacolo è scomparso ed è stato fatto un primo passo avanti. Il discutere, il resistere in qualche parte dell'essere aumenta il disordine e le difficoltà. Per questo gli antichi yogi dell'India dichiaravano indispensabile una sottomissione senza riserve e un'obbedienza senza discussioni alle direttive del guru. Si esigevano non per il bene del guru, ma per quello del sadaka. La coscienza è normalmente imprigionata nel corpo, concentrata nei centri del cervello, del cuore e dell'ombelico. Mente, emozioni e sensazioni. Quando la sentite elevarsi o sentite che una parte di essa si eleva e si pone al di sopra del capo, vuol dire che la coscienza imprigionata si è liberata dalla formula del corpo. È la mente in voi che sale, prende contatto con qualcosa di più alto della mente ordinaria e di lassù applica questa volontà mentale superiore per trasformare tutto il resto. Il senso di calore ed il tremito sono causati dalla resistenza e dalla mancanza di abitudine del corpo e del vitale a questa esigenza e a questa liberazione. Quando la coscienza mentale prende posizione al di sopra, in modo stabile o a volontà, questa prima liberazione diviene completa. Da là, l'essere mentale può liberamente aprirsi ai piani
superiori o all'esistenza cosmica e alle sue forze e può agire con maggiore libertà e potere sulla natura inferiore. La manifestazione divina procede attraverso la calma e l'armonia, non con sconvolgimenti catastrofici che sono invece indice di un conflitto tra le forze vitali contrarie e comunque di un conflitto sul piano inferiore. Vi preoccupate troppo delle forze avverse, infliggendovi così molti inutili tormenti. Fissate la vostra mente sull'aspetto positivo. Apritevi al potere della madre. Concentratevi sulla sua protezione. Invocate la luce, la calma, la pace, la purezza e la crescita della coscienza e nella conoscenza divine. E la crescita nella coscienza e nella conoscenza divine. L'idea di venire sottoposti a prove non è un'idea sana e non deve essere spinta troppo oltre. Le prove, infatti, non sono inflitte dal divino, ma dalle forze dei piani inferiori, mentale, vitale e fisico, che il divino tollera perché fanno parte dell'educazione dell'anima e l'aiutano a conoscere se stessa, i propri poteri e i limiti che debbono essere superati. La madre non vi mette ogni momento alla prova, vi aiuta anzi costantemente ad elevarvi al di sopra delle necessità, delle prove e delle difficoltà, necessità che appartiene. Quindi è, la madre non vi mette ogni momento alla prova, vi aiuta anzi costantemente ad elevarvi al di sopra della necessità delle prove e delle difficoltà, necessità che appartiene alla coscienza inferiore. Essere sempre cosciente di questo aiuto sarà la vostra migliore difesa contro tutti gli attacchi, sia che vengano dalle forze avverse, sia che vengano dalla vostra natura inferiore. Le forze ostili svolgono una determinata funzione che esse stesse si sono attribuite: mettere alla prova la condizione degli individui, del lavoro, della terra stessa e il loro stato di preparazione alla discesa e al compimento spirituale. Questo l'avevamo già letto, ma non guasta, credo, rileggere. Sono presenti ad ogni passo. Attaccano furiosamente. Criticano, suggeriscono, impongono lo sconforto, incitano alla ribellione,
sollevando il dubbio e accumulando le difficoltà. Indubbiamente interpretano in modo esagerato i diritti concessi loro dalla funzione che debbono svolgere e fanno una montagna della piccola elevazione di un formicaio. Un piccolo passo falso, un errore insignificante le fanno apparire sulla nostra strada come un intero Himalaya, ma questa opposizione è stata sempre permessa, non solo per metterci alla prova, ma per costringerci a cercare una forza più grande, una conoscenza di sé più perfetta, una purezza e un potere d'aspirazione più intensi, una fede che nulla può annientare, una discesa più potente della grazia divina. La vostra mente, il vostro essere psichico sono concentrati sulla meta spirituale e aperti al divino. Per questo l'influsso scende solo nel capo e fino al cuore. Non va oltre perché l'essere vitale, la natura e la coscienza fisica sono sotto il dominio della natura inferiore. Finché l'essere vitale, l'essere fisico non saranno sottomessi e non invocheranno da loro stessi la vita superiore, è probabile che il conflitto continui, che tutto in voi si sottometta. Respingete ogni altro desiderio o interesse, invocate la divina Shakti per aprire la natura vitale e fare scendere in tutti i centri la calma, la pace, la luce e l'ananda. Aspirate e attendete il risultato con pazienza e con fede. Tutto dipende dalla perfezione e dalla sincerità, così come dall'integralità dell'aspirazione e della consacrazione. Il mondo vi tormenterà finché qualche parte in voi apparterrà al mondo. Solo quando apparterrete completamente al divino potrete divenire libero. Ancora dice il primo insegnamento impartito dal nostro yoga è quello di affrontare la vita e le sue prove con mente tranquilla, saldo coraggio e completa fiducia nella Shakti divina. Non permettete a nulla e a nessuno di interporsi tra voi e la forza della madre. Il successo dipende dall'accettazione di questa forza,
dalla capacità di conservarla e dalla risposta alla vera aspirazione, non dalle idee che la mente può farsi. Anche le idee e i progetti che altrimenti potrebbero essere utili falliranno se non hanno dietro di loro lo spirito viridico, la forza e l'influsso veri. Se affiderete tutto alla direzione della madre, vi accorgerete che le difficoltà incominceranno a diminuire o diverranno molto più facili da superare e tutto si semplificherà decisamente. Nel lavoro e nelle attività in genere, comportatevi come nella concentrazione. Apritevi alla madre, mettetevi sotto la sua guida, invocate la pace, il sostegno del potere, la protezione e perché possano agire. Respingete tutti i cattivi influssi che potrebbero intervenire, creando movimenti falsi, trascurati o incoscienti. Seguite questo principio e tutto il vostro essere si unificherà sotto una sola direzione, nella pace, sotto la protezione della luce e del potere. Nei momenti di dubbio e di sconforto dovete ripetervi: appartengo al divino, non posso fallire. E tutte le suggestioni di a tutte le suggestioni di impurità, d'incapacità, rispondete, sono un figlio dell'immortalità, scelto dal divino. Devo solo essere fedele a me stesso e a lui. La vittoria è certa, anche dovessi cadere, mi rialzerei. A tutti gli impulsi di abbandonare per servire un ideale minore, replicate: questo è il più grande, è la sola verità che possa soddisfare la mia anima. Sopporterò tutte le prove e tutte le tribolazioni fino all'esito finale del viaggio divino. Ecco che cosa intendo per fedeltà alla luce e al richiamo. Agli inizi il progresso è sempre ostacolato da difficoltà e finché l'essere non è pronto, le porte interiori rimangono chiuse. Se ogni volta che meditate, sentite la quiete e i bagliori della luce interiore. Se l'intimo vi attrae in modo tale da diminuire l'influsso esteriore e le perturbazioni vitali si affievoliscono, avete già compiuto un notevole progresso. Il cammino dello yoga è lungo. Ogni palmo di terreno deve essere conquistato vincendo una grande resistenza e le qualità più necessarie al sadhaka sono una pazienza e una perseveranza invariabili
e un'incrollabile fede malgrado tutte le difficoltà, tutti i ritardi e gli apparenti insuccessi. Ancora qualche riga perché è troppo importante. In un'altra lettera dice fede, sempre più fede. Fede nelle vostre possibilità, fede nel potere operante dietro il velo, fede nell'opera che si deve compiere. E nella guida che vi è stata offerta. Non c'è nessun grande tentativo, meno che mai nel dominio spirituale, che non incontri o non sollevi gravi ostacoli molto difficili da rimuovere, ostacoli interni ed esterni. Essenzialmente simili per tutti, ma estremamente variabili nell'intensità relativa e nell'aspetto esteriore. La sola vera difficoltà è accordare la natura con l'azione della luce e del potere divino. Questa difficoltà, una volta risolta, fa scomparire le altre o le rende subordinate, anche quelle di carattere più generale, più duraturo, perché inerenti al lavoro di trasformazione, non peseranno più tanto, perché si avvertirà il sostegno della forza e un più grande potere per seguirne il movimento. Accordarsi, sembra un'immagine bellissima. La sola vera difficoltà è accordare la natura con l'azione della luce e del potere divini. Il fine è la trasformazione, dice a un altro sadaka, essere uno yogi. Un sannyasin non è il fine è la trasformazione e questa può farsi solo per opera di una forza infinitamente superiore alla vostra e si può ottenere soltanto abbandonandosi come un bambino nelle mani della Madre Divina. Quindi, rinchiudersi completamente in se stessi per avere delle esperienze e trascurare il lavoro e la coscienza esteriore significa non avere equilibrio e vedere solo un lato della sadhana, in quanto il nostro yoga è integrale. Anche gettarsi verso l'esterno e vivere unicamente nell'essere esteriore è mancanza di equilibrio. E vedere un solo lato della sadhana. Si deve avere la stessa coscienza nell'esperienza interiore e nell'azione esteriore.
Entrambe devono essere colmate con la madre. Avere un lavoro aiuta a conservare l'equilibrio tra l'esperienza interiore e lo sviluppo esteriore. Altrimenti si rischia di pendere da una sola parte, di mancare di misura e ponderazione. In più è necessario intraprendere la sadhana del lavoro per il divino, perché permette infine al sadhaka di far passare nella natura e nella vita esteriori il progresso realizzato interiormente, contribuendo all'integralità della sadhana. Tutto dipende dallo stato interiore. Le condizioni esteriori non sono utili che come mezzo e aiuto per esprimere e confermare lo stato interiore e renderlo dinamico ed efficace. Se fate o dite qualcosa quando lo psichico predomina o con un contatto interiore vero, sarà efficace. Se invece fate o dite la stessa cosa sotto l'impulso della mente o del vitale o in un'atmosfera cattiva e confusa, potrà risultare del tutto inefficace. Per fare la vera cosa nella vera maniera, in ogni occasione e in ogni momento, bisogna essere nella vera coscienza. Non è però con una regola mentale fissa che si potrà ottenere un simile risultato, perché questa può convenire in certe circostanze e non convenire in altre. Si può ammettere un principio generale se è conforme alla verità, ma la sua applicazione deve essere determinata dalla coscienza interiore, che vede ad ogni passo ciò che si deve o non si deve fare. Questo è sempre più possibile se l'essere psichico predomina e se si è interamente rivolti verso la madre e obbedienti allo psichico. Non è sufficiente assumere un atteggiamento generale. Si deve offrire ogni lavoro alla madre per mantenere sempre attivo questo atteggiamento. Non bisogna meditare durante il lavoro, distrarrebbe l'attenzione. Si deve invece mantenere costantemente il ricordo di colui al quale il lavoro è offerto. Ma non è che una prima tappa. Infatti, quando la sensazione di un essere interiore calmo, concentrato nella percezione della presenza divina, prenderà stabile dimora in voi, mentre la mente superficiale esegue il lavoro, o quando potrete incominciare a sentire in continuazione che è la forza della madre che fa il lavoro,
e che voi non siete altro che un canale o uno strumento, allora, invece di un ricordo, sarà incominciata la realizzazione spontanea e costante dello yoga, ossia l'unione divina nel lavoro. L'apertura nel lavoro è la stessa cosa che l'apertura nella coscienza. La stessa forza che lavora nella vostra coscienza durante la meditazione e che dissipa le nubi e la confusione ogni qualvolta vi aprite ad essa, può incaricarsi delle vostre attività. Non soltanto può mettere in evidenza i difetti nelle vostre azioni, ma può rendervi coscienti di ciò che dovete fare e guidarvi la mente e le mani a compierlo. Se vi aprite ad essa nel vostro lavoro, comincerete a sentire sempre di più la sua guida, fino a percepire la forza della madre dietro ad ogni attività. Il lavoro è possibile a qualsiasi stadio della sadhana. Non vi è nessun passaggio sul sentiero che battete dove non ci sia un punto d'appoggio e in cui si debba rinunciare all'azione col pretesto che è incompatibile con la concentrazione, sul divino. Il punto d'appoggio è sempre là. Ci si deve appoggiare al divino, aprire a lui l'essere, la volontà, le energie e fare atto di sottomissione. Ogni lavoro svolto in questo spirito può diventare un mezzo per la sadhana. Può divenire necessario per un individuo immergersi nella meditazione per un certo periodo e durante quel tempo interrompere il lavoro o assegnargli un'importanza secondaria, ma non può avvenire che in casi individuali e per un ritiro temporaneo. Inoltre, una completa interruzione del lavoro e rinchiudersi interamente in se stessi sono raramente consigliabili. Possono incoraggiare uno stato troppo esclusivo e visionario, ove si vive in una sorta di mondo intermedio di esperienze puramente soggettive, senza una solida presa né sulla realtà esteriore, né sulla realtà suprema e senza utilizzare correttamente l'esperienza soggettiva per creare un solido legame e poi l'unificazione tra la realtà suprema e la realizzazione esteriore della vita. Se non potete ancora ricordarvi il
in modo continuo del divino quando lavorate, non ha grande importanza. Vi dovrebbe bastare per il momento ricordare e consacrare il vostro lavoro quando lo cominciate e ringraziare quando lo finite. O almeno ricordarvene quando vi arrestate un momento. Vi è pure un altro metodo che fu il mio per molto tempo. È uno stato in cui il lavoro si fa automaticamente, senza l'intervento del pensiero personale e dell'azione mentale, mentre la coscienza rimane silenziosamente immersa nel divino. Ma questo stato non si ottiene tanto mediante lo sforzo, quanto per un'aspirazione ed una volontà di consacrazione molto semplice e costanti, oppure con un movimento della coscienza che separa l'essere interiore dall'essere strumentale. Fare scendere con l'aspirazione e la volontà di consacrazione una forza più grande per compiere il lavoro è un metodo che dà grandi risultati, anche se per certuni richiede un tempo assai lungo. Sapere in che modo far compiere le cose dal potere che è dietro o al di sopra di noi, invece di voler fare tutto con lo sforzo della mente, è un gran segreto della Sadhana. Non voglio dire con questo che lo sforzo mentale non sia necessario e che non dia risultati, ma se la mente cerca di far tutto da sé, si avrà uno sforzo talmente faticoso che solo gli atleti spirituali potranno sopportarlo. In ogni sadhana è necessario avere pazienza e solida risoluzione. La forza va bene per i forti, ma l'aspirazione e la grazia che vi rispondono non sono un mito, bensì una grande realtà della vita spirituale. La forza va bene per i forti, ma l'aspirazione e la grazia che vi rispondono non sono un mito, bensì una grande realtà della vita spirituale. Abbandono dell'egoismo, includendovi ogni ambizione, ambizione spirituale compresa, ogni orgoglio, ogni desiderio, ogni vita, mente e volontà egocentriche. Uno. Due. Universalizzazione della coscienza. Tre. Dono di sé assoluto al divino trascendente.
Non esistono né regole né definizioni mentali. Si deve vivere dapprima nel divino e raggiungere la verità e la volontà e la coscienza della verità organizzeranno la vita. La volontà divina nell'universo è per la progressiva manifestazione nell'universo stesso, ma è una volontà generale che ammette il ritiro delle anime individuali che non sono pronte a perseverare nel mondo. Non è l'immortalità del corpo, ma la coscienza dell'immortalità nel corpo che può avvenire con la discesa sovramentale nella materia o anche nella mente fisica o con un tocco sulla coscienza della mente fisica da parte della luce supermentale modificata. Queste sono aperture preliminari, ma non il compimento supermentale nella materia. Se la supermente è decretata, nulla potrà ostacolarla. Tutto si elabora qui attraverso un gioco di forze e nulla avrà il potere di impedirne la discesa. Anche se un'atmosfera o condizioni sfavorevoli possono ritardarne l'avvento. Anche quando una cosa è destinata, non si presenta come una certezza nella coscienza di quaggiù. Fintanto che il gioco delle forze non sia stato elaborato fino al punto in cui la discesa non soltanto diviene inevitabile, ma appare inevitabile. Il nostro yoga esige che la vita venga unicamente e completamente consacrata all'aspirazione a scoprire ed incarnare la verità divina. Dividere la propria vita tra il divino ed attività o scopi esteriori che nulla hanno a che vedere con la ricerca della verità è inammissibile. La minima divisione in questo senso rende impossibile qualsiasi successo nello yoga. È necessario scendere profondamente in se stessi per consacrarsi completamente alla vita spirituale. Ogni attaccamento alle preferenze mentali deve scomparire. Ogni insistenza sui fini, gli interessi, le attrazioni del vitale deve essere messa da parte. Ogni attaccamento egoistico alla famiglia, agli amici, alla patria deve cadere se volete riuscire nello yoga. Tutto ciò che deve esprimersi esteriormente come energia o d'azione deve procedere dalla verità che è stata scoperta e non dai motivi
inferiori della mente e del vitale, dalla volontà divina e non da una scelta personale o preferenze dell'ego. Apritevi, aspirate, mantenetevi aperto alla madre, respingete tutto ciò che è in contrasto con la sua volontà e lasciatela agire dentro di voi, compiendo per lei tutto il vostro lavoro. Con la fede assoluta che solo mediante la sua forza potete compierlo. Se vi manterrete così aperto, otterrete a suo tempo la conoscenza e la realizzazione. Non c'è nessun altro metodo nel nostro yoga, salvo quello di concentrarsi preferibilmente nel cuore, invocando la presenza e il potere della madre, perché prenda possesso dell'essere e si trasformi la coscienza con l'azione della sua forza. Ci si può anche concentrare nel capo o tra le sopracciglia, ma per molti è una via d'apertura troppo difficile. Quando la mente è tranquilla, la concentrazione forte e intensa, l'aspirazione, vi è un inizio di esperienza. Più grande la fede, più rapido sarà il risultato. Per il resto non ci si deve affidare solamente al proprio sforzo, bisogna riuscire a stabilire un contatto con il divino ed essere ricettivi al potere e alla presenza della madre.